Buonasera, siamo sempre nella sede della Fondazione Marco Pannella, la scuola di alta specializzazione Mauro Mellini, il penultimo seminario che ci vede impegnati oggi su un argomento particolarmente attuale e importante, che è quello della libertà di informazione ed espressione nell'era digitale. Sta per chiudersi questo ciclo di seminari che si chiuderà la settimana prossima, venerdì 31 maggio, sempre in questa prestigiosa sede, con l'ultimo degli impegni che vede il futuro dei diritti umani, il diritto alla conoscenza e il diritto alla felicità, perché vogliamo chiudere questo ciclo di seminari con uno sguardo proiettato al futuro, sia pur rimanendo ancorati al passato, laddove il diritto alla felicità, che potrebbe sembrare coniato dal Presidente degli Stati Uniti Franklin, ma che in effetti è storicamente e documentalmente dimostrato, è un'idea partorita dalla mente di Gaetano Filangieri, che nel carteggio con Franklin gli suggerì di parlare del diritto alla felicità. Quindi con questo spirito di ottimismo passo subito la parola al collega Fabio Federico, che è il coordinatore e direttore di questa scuola di alta specializzazione. Grazie Umberto, siamo di nuovo qui e abbiamo oggi un argomento molto importante, un argomento attualissimo, e abbiamo anche dei relatori di eccezione. C'è il professor Roberto Borrello dell'Università di Siena che ci illustrerà con una serie di documenti che cos'è l'informazione, ma soprattutto l'informazione rispetto a quello che sono la tutela dei diritti umani e soprattutto l'impatto dell'informazione sui diritti umani e sull'evoluzione di un mondo digitale che sta ovviamente un po' cambiando usi e costumi e comportamenti del genere umano. Abbiamo poi Michele Lembo, giornalista di Radio Radicale, che potrà dal teorico al concreto illustrarci quelle che sono le ricadute concrete tramite la sua esperienza, tramite l'esperienza soprattutto di Radio Radicale. E non a caso abbiamo voluto in questo incontro mettere a nostro sfondo un'immagine che per il Partito Radicale è una sintesi di quelli che sono i diritti violati, l'immagine dell'arresto di Enzo Tortora, 17 giugno 1983, siamo alla soglia tra più o meno di un mese al quel tragico anniversario che ha rappresentato sicuramente il culmine di come l'informazione si andava ad incollare in un intreccio perverso con un modo di esercitare la giustizia ed il potere. È un'immagine emblematica, è un'immagine storica, un'immagine che appartiene alla storia del Partito Radicale, dove si sintetizza tramite questo intreccio perverso di giustizia e di informazione la violenza nei confronti di una persona accusata ingiustamente di gravissimi delitti. E proprio in quelle immagini dove si perde il significato
dello Stato, dell'autorità, ma si trova soltanto un essere umano dove le sue mani sono contratte in una posa innaturale dalle manette che gli stringono i polsi. E da questi polsi stretti e da una informazione che in quel momento non fotografava la verità e non dava giustizia, e esponeva un essere umano e i suoi diritti fondamentali al linciaggio mediatico. Proprio perché lo strumento, quello che veniva chiamato il quinto potere, può essere micidiale sui diritti umani, oggi vogliamo, in questa occasione, nel penultimo dei nostri incontri, parlare di informazioni, diritti umani e era digitale. Quindi cedo la parola al professor Borrello, ringraziandolo per il suo intervento. Buonasera, ringrazio l'avvocato Federico per l'invito, ringrazio la Fondazione Pannella e tutti i suoi esponenti e questo prestigioso corso di formazione, è veramente un onore per me parteciparvi. Devo premettere che io sono un analogico in transizione, diciamo così, dal punto di vista dell'approccio al digitale, perché il tema, e l'ho affrontato, lo ricordavo prima con il collega e l'amico Federico, che appunto con Alessandro Pace, il mio maestro, negli anni 80, diciamo, abbiamo affrontato anche professionalmente il tema del monopolio radiotelevisivo, della apertura al pluralismo e delle difficoltà proprio per avviare questo discorso su un mezzo che all'epoca sembrava il massimo della complicazione. Le tematiche che il digitale ci dà dimostrano come non c'è mai un limite su questo piano alle problematiche, alle difficoltà di inquadramento, quando sono soprattutto in mezzo i diritti umani e tutte le tematiche connesse. Ecco, io ho preparato questo PowerPoint di appoggio, diciamo, adesso vedremo anche i tempi perché non mi dilungherò in modo eccessivo, ma ovviamente lo lascerò come materiale questo PowerPoint, e inoltre ho anche curato una cartella con molto materiale bibliografico, comprese sia le fonti, soprattutto quelle dell'Unione Europea, che in questo momento sono molto importanti perché c'è stato un momento di proliferazione di intervento dell'Unione Europea su questo piano, sia molti articoli di dottrina, alcuni dei quali comunque abbastanza comprensibili anche su un piano non strettamente tecnico. Quindi ho fatto un po' questa selezione e quindi per ogni cosa anche, ovviamente rinvio anche per i particolari dettagli a questo materiale. Il tema inizia con una brevissima richiamo a quello che è l'origine della libertà di espressione di informazione, che modernamente, ovviamente anche nei contesti dell'antichità, basti pensare alla democrazia ateniese, ecco lì però c'è una dimensione ancora in cui c'è una fusione con l'attività pubblica e politica in cui non emerge l'aspetto individuale, diciamo questo afflato, questa capacità di costruzione autonoma del pensiero. Questa si ha, come sappiamo, con la filosofia giusnaturalistica tra il XVII secolo come rivendicazione e liberazione dell'individuo dai vincoli dell'auctoritas, sia quella imperiale sia quella religiosa, soprattutto quella religiosa in cui la verità rivelata impedisce ovviamente spazi di autonomia del pensiero. Nel momento in cui si afferma la possibilità, ecco, anche di un dissenso rispetto all'autorità costituita, nasce questa sfera, questa pretesa a una sfera negativa, che è fondamentalmente quella di una libertà tipicamente negativa, quella cioè di avere uno spazio di autonoma costruzione del pensiero. Essa inizialmente, nell'esperienza, ecco, del costituzionalismo inglese, quindi nasce come diritto di parola all'interno dell'aula parlamentare, che rivendica che è la sede dove si afferma la limitazione del potere regio. E questo prosegue poi ovviamente nell'affermazione successiva, grazie all'influenza anche sempre del pensiero illuministico, nelle carte
degli stati della nascente federazione degli Stati Uniti, le carte prima coloniali, poi nelle quali vengono affermate sotto il profilo soprattutto come libertà di stampa all'interno di quelle carte, e ovviamente la rivoluzione francese, la Déclaration del 1789, che è il carattere più universale, che anticipa e diciamo e costruisce la declinazione universale di questa, della dimensione dei vari diritti umani, a cominciare anche da quello della libertà di pensiero. Dopodiché, anche per un processo di ritorno, nel primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti viene riaffermato sempre in questa accezione, in questa prospettiva negativa, come muro eretto nei confronti dell'autorità pubblica rispetto a una sfera di autodeterminazione dell'individuo che comprende anche e viene affiancata nel primo emendamento alla libertà di pensiero, ma anche quella di riunione e di associazione, come momenti di esplicazione della dimensione collettiva che partono, che questo pensiero consentono di esprimerlo anche nell'interazione con gli altri e più in generale attraverso una sua diffusione generalizzata e indeterminata. Lo Stato liberale, una volta affermatasi, è la borghesia ovviamente che porta avanti questo suo afflato individualistico nella Costituzione della Libertà, una volta che si consolida il potere, però chiaramente le Costituzioni dello Stato liberale consolidano questa libertà, ma ovviamente la riservano è uno Stato monoclasse quello liberale, la riservano chiaramente a una cerchia ristretta di individui che la può utilmente utilizzare. È puramente formale, il riconoscimento è rimesso totalmente alla legge, una legge approvata da un Parlamento eletto solo da una parte delle classi sociali. Quindi in questo modo il diritto è sostanzialmente esercitato in modo circoscritto e per il resto ci pensano le leggi marziali, le leggi sull'ordine pubblico, sulla sicurezza, che di volta in volta, in questa prospettiva sostanzialmente autoritaria poi, caratterizzano le età successive, e a questo punto abbiamo poi la caduta dello Stato liberale, l'epoca degli autoritarismi nel Novecento, e ovviamente in cui c'è l'eclissi della libertà, e dopo ecco il momento che segna la fase che a noi più vicina è quella della consacrazione come diritto universale umano definitiva, in quell'ottica che Vittorio Frosini chiamava del jus naturalismo in senso soggettivo, cioè si passa dal jus naturalismo tipo razionale, che era quello appunto dei Locke, eccetera, a quello invece che individua nei diritti fondamentali preesistenti all'ordine costituzionale, all'ordine giuridico, come un limite invalicabile da cui parte la costruzione dello Stato. Quindi in questo modo, ecco, il culmine, la Dichiarazione Universale ONU, e la consacrazione della libertà nell'articolo 19, che compendia, quindi ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto a non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni, idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Sottolineo questo senza riguardo a frontiere, perché è un elemento che, come vedremo, caratterizza il tema della dimensione di questa libertà nell'era del digitale, perché è il suo aspetto positivo, ma anche nel contempo anche rovesciandolo è anche il suo aspetto, diciamo così, più inquietante per certi versi. L'universalità e la globalizzazione ha questa ambivalenza. E poi ci sono state, diciamo, tutte queste ulteriori specificazioni a livello di ONU che qui sono indicate, e abbiamo nel secondo dopoguerra, con l'ondata del costituzionalismo della successiva, appunto tra gli anni 70, 80 e 90, assistiamo a una ripresa della democrazia in varie dimensioni, ecco, e successivamente altre carte e convenzioni internazionali anche di carattere regionale, tra cui ovviamente la CEDU, che è, diciamo, nel panorama, anche facendo una comparazione sia a livello di costituzioni nazionali sia a livello di costituzioni di carte sovranazionali, è quella più completa, che diciamo declina questa libertà in tutti i suoi aspetti e soprattutto nel comma 2 evidenzia la necessità anche di limiti, perché questa è qui si origina la grande spartiacque tra la visione
anglosassone, nordamericana, di un diritto senza assolutamente incondizionato, ampio, come anche a carattere prioritario, come libertà negativa, ha una visione più attenta, quella europea, per così dire, di questa libertà, che vede, diciamo, la necessità comunque di tenere conto dei riflessi, appunto, che questa libertà ha sugli altri diritti e su valori costituzionali anche di natura oggettiva, quindi non necessariamente anche diritti, e che sono qui indicati, quindi quelle come misure necessarie nel senso democratico, che la Corte di Giustizia di Strasburgo esamina e ha una ricca, ampia giurisprudenza che si è venuta a formare su questo aspetto. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che come sappiamo è divenuta parte integrante dei trattati, quindi ha acquisito una natura pari costituzionale, è quella appunto che ha specificato ulteriormente, con questo elemento ulteriore, la libertà dei media, comma 2, e il loro pluralismo sono rispettati, quindi evidenziando anche questo aspetto nuovo del pluralismo. Quindi, volendo sinteticamente indicare quali sono le caratteristiche anche attraverso un confronto tra le varie disposizioni, allora, valenza generale, ogni contenuto di pensiero, ma soprattutto ha molta importanza la connessione al processo politico-democratico. Il diritto alla manifestazione del pensiero, come ci insegnava Carlo Esposito, è innanzitutto, diciamo, non ha un carattere funzionale, cioè non è soltanto riservato per la sua connessione al funzionamento dei processi rappresentativi o di democrazia diretta, quindi dei processi elettorali e di democrazia diretta, quindi al funzionamento dello Stato democratico, ma può avere qualsiasi contenuto, diciamo. Però fondamentalmente questa sua connessione al processo politico-democratico è fondamentale, tant'è vero che molte corti, anche la nostra, cito giusto questa qui, l'84-69, pietra angolare della democrazia, proprio per questa sua caratteristica. Quindi i limiti contenutistici sono a carattere ristretto e tassativo, quindi gli aspetti della morale in senso strettamente della sfera sessuale, come è intesa nell'accezione più ristretta, che è stata poi elaborata anche dalla Corte, ordine pubblico in senso materiale, quindi lo stato di pace sociale, non la visione dominante della maggioranza nella società in quel momento storico, onore e reputazione, segretezza, eccetera. Problema del mezzo di diffusione, questo è un aspetto che va tenuto distinto, come anche la nostra Corte ha più volte sottolineato, nel senso che il diritto sicuramente è garantito con ogni mezzo di diffusione, ma ovviamente ci sono aspetti, non c'è un'immediata possibilità di accesso al mezzo, dipende dalla natura del mezzo, un conto è il foglio scritto, un conto è un mezzo complesso di costi elevati come il mezzo radiotelevisivo. E con luce e ombre la cosa si pone, come vedremo, anche per internet. Poi profilo attivo e passivo, questo ormai è assolutamente indiscutibile, cioè ormai la libertà di informazione, che è un aspetto della libertà di pensiero, che come dice la parola stessa, informare, è un processo di pensiero che arricchisce il destinatario, quindi non è, diciamo, un impatto indifferente per chi lo fa, è inteso a crescere la sfera dell'altri in senso più ampio possibile attraverso, ecco, la divulgazione di informazioni, quindi di dati, che determinano un aumento, accrescimento della sfera conoscitiva e del destinatario, che fa sì che esista quindi ed emerga questo profilo passivo della libertà di informazione, cioè la possibilità di riceverlo, che ovviamente però crea problematiche nel momento in cui si predichi, esasperando un po' questa prospettiva, il diritto a un certo contenuto di pensiero, perché in quel caso l'aspetto passivo diventa un condizionamento eccessivo della libertà di informazione, nel senso che l'aspetto passivo della libertà di informazione è soprattutto a quella di cercare e trovare, come dicono quelle disposizioni delle carte internazionali, cercare e trovare informazione senza ostacoli, ma non il diritto a ricevere, se non in casi specifici connessi anche a funzioni pubbliche, eccetera, dei contenuti di pensiero ben determinati. Quindi, perché altrimenti appunto si snaturerebbe là. Un brevissimo accenno, questo lo faccio molto rapidamente, il problema dei media, di mass media, sono nati proprio dalla prospettiva dialogico-orizzontale tipica dello scambio
in contesti molto limitati, vis-à-vis, come si dice, insomma, faccia a faccia, face to face, tra i soggetti in grado di scambiare il pensiero direttamente, i media, nella misura in cui il modo di diffusione del pensiero si è venuto sempre di più, diciamo così, a espandere, ha determinato la nascita di queste strutture economicamente qualificate, cui oggettivamente c'era anche un uso, la possibilità di un accesso a un numero limitato di soggetti e come possibili titolari, e inoltre anche il potere anche di questi soggetti di scegliere in linea di principio loro chi far accedere a questo mezzo. Cioè la nascita del mezzo di comunicazione di massa ha fatto sì che si è creato un problema di questa intermediazione che vale non solo per ciò che si decide di diffondere, ma anche per la possibilità dei soggetti comuni, chiamiamolo, di utilizzare questo mezzo. Da qui è nata tutta la problematica, per esempio, dell'accesso in materia di comunicazione politica, cioè nel senso che i soggetti politici non possono direttamente usare mezzi come la radiotelevisione, ma da qui nasce tutta la normativa sulla par condicio, cioè bisogna regolare una forma di accesso, perché il principio qual è? Che in questo caso, quando il mezzo è limitato, bisogna creare delle situazioni che consentono un utilizzo equo da parte di tutti, ovviamente nell'impossibilità, diciamo, di, o meglio, un equilibrio equo, quindi appunto equilibrato, ma nell'impossibilità di un utilizzo contestuale da parte di chiunque aspiri. Quindi c'è una necessaria selezione e sacrificio che però si basa sul principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di equità. Quindi sono stati la stampa e la televisione i due mezzi di comunicazione di massa che hanno cominciato a evidenziare profili di criticità. Le risposte ordinamentali sono state lineari nella misura in cui sono mezzi che comunque esplicano una funzione editoriale, cioè sia pure con una suddivisione di compiti al loro interno, questi mezzi esprimono direttamente contenuti di pensiero. Questo è lo schema a cui siamo abituati, che come vedremo è internet ci altera. Diciamo, non c'è più questa diretta comunicazione tra soggetto e contenuto di pensiero nella gestione del mezzo, ma appunto sono contenuti di pensiero rispetto ai quali il titolare del mezzo ha una posizione di intermediazione, quindi non di diretta connessione con i contenuti, produzione dei contenuti, ma per quanto riguarda il fenomeno, come vedremo adesso, delle piattaforme, dei social, di, diciamo, intermediazione nella gestione di questi contenuti. Quindi però, ecco, storicamente parlando, come si è venuta a formulare la regolazione giuridica del fenomeno dei media? Attraverso appunto incisioni che, tra l'altro, proprio di fronte a fenomeni fisicamente e territorialmente circoscritti, hanno, diciamo, consentono l'esercizio della sovranità statale in tutti i suoi aspetti in modo agevole, ecco, hanno determinato l'emersione di normative che si sono ispirate a questi due punti di vista fondamentali, la diversity e la plurality. Quindi da un lato il pluralismo in senso qualitativo, cioè la necessità di garantire l'espressione nel pensiero dei diversi punti di vista, opinioni e argomenti, per formare quel concorso di opinioni e voci che è il circolo virtuoso della democrazia, di cui parlava appunto come pietra angolare della democrazia la Corte Costituzionale, tutte le corti costituzionali parlano poi in questo senso. E dall'altro lato, come step però più semplice di partenza, quello della plurality, cioè un insieme di soggetti, cioè quindi in cui il concorso e la creazione del pluralismo nasce da assicurare che possano diciamo, utilizzare il mezzo e esprimere il loro pensiero un numero sufficientemente ampio di soggetti, che però in sé non garantisce la qualità. Quindi i due punti di vista sono la plurality e la diversity come progressione, diciamo, sotto questo punto di vista. E qui cito un caso proprio che ha riguardato la situazione ben noto, in cui appunto la Corte, comunque, al di là della soluzione un po' discutibile all'esito poi anche del discorso della mancata predisposizione delle tribune elettorali da parte della RAI in quel momento storico, le tribune politiche, ecco, ha tuttavia riaffermato le basi e la necessità del pluralismo radiotelevisivo, come aveva già fatto la stessa Corte nell'ambito della famosa causa Centro Europa 7, che è un po' il leading case in questa materia.
Comunque la stampa resta, nel rispetto alla TV, un mezzo meno problematico. Qui appunto riporto delle ben note decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, appunto in cui c'è, innanzitutto viene richiamato quello che la Corte identifica come la posizione fondamentale della stampa, cioè il watchdog della libertà. Quindi è come tale, appunto, che comporta anche il sacrificio dell'identità personale e della riservatezza dei personaggi pubblici, per esempio. Quindi la necessità anche del pensiero dissidente, del pensiero forte, quindi attraverso la stampa, la possibilità, quindi ecco un ruolo. E per esempio anche negli Stati Uniti questo ruolo della stampa, la sua non limitabilità, per esempio è stato affermato in cui c'era una legge della Florida che imponeva ai giornali di consentire la parità di accesso di candidati politici nel caso di un contenuto editoriale. Questo è anche ribadito dalla nostra legge, la 28 del 2000, è stata interpretata dalla stessa AGU come dalla Corte e dalla, diciamo, come assolutamente non si applica la comunicazione politica per l'informazione a mezzo stampa, proprio perché non ha questi caratteri. Allora, arriviamo adesso all'impatto col mondo digitale. Quindi, momenti cruciali, sappiamo tutti cos'è Internet, è inutile che ci diffondiamo su questa, le caratteristiche di questa rete. Ecco, i due momenti cruciali sono l'interconnessione, l'accesso alla rete e le attività intese ad immettere nella rete manifestazione del pensiero e acquisirne la conoscenza. Allora, il primo profilo, ecco, in primo luogo implica il discorso del diritto di accesso ad Internet quale diritto fondamentale universale, condito sine qua non per l'effettività del principio del pluralismo informativo della rete. E sotto questo punto di vista la stessa Corte dei diritti dell'uomo, nell'interpretare l'articolo 10, ha detto che appunto atti statali che inibiscono arbitrariamente l'accesso con riferimento in questo caso a intere aree della rete, che era successo appunto nel contesto della Turchia, appunto violano l'articolo 10. L'ONU, lo Special Rapporteur, che appunto è stato creato subito dopo la dichiarazione del 48, ha appunto individuato Internet come un indispensabile strumento per realizzare un vasta range di diritti umani, ecco, assicurando, messo in eretto, un accesso universale che dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati. In Italia, ecco, anche il regolamento dell'Unione Europea parla di un accesso a un Internet aperto, il 2015 e il 2120, per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico, della fornitura dei servizi di accesso a Internet. E tra l'altro, ecco, la stessa Corte di Giustizia, questa invece dell'Unione Europea, ha specificato appunto il carattere anche qui assolutamente inderogabile di questa forma di parità di trattamento. Alcune costituzioni nazionali hanno inserito il diritto di accesso a Internet nella propria Costituzione. In Europa in verità solo la Grecia, mentre nell'America Latina, dove giustamente il contesto richiedeva, diciamo, questo tipo di precisazione, diciamo, ha provveduto in tal senso. In Italia, ricordiamo la proposta Rodotà appunto dell'inserimento, ecco, sia come nell'ambito del 21 ci sono proposte anche come diritto sociale, che però in questo caso ha il suo costo, diciamo, cioè il problema dei costi dei diritti sociali. Comunque allo Stato abbiamo nel nuovo codice delle comunicazioni elettroniche il riconoscimento all'articolo 94 di un accesso, diciamo, hanno diritto come servizio universale, perché noi ci decliniamo in termini di garanzia minimale che deve essere data nel contesto del mercato unico delle telecomunicazioni a livello europeo, quindi a banda larga, hanno un adeguato servizio di accesso a banda larga che è l'AGCOM, con la delibera numero 309 del 2023, ha riconosciuto in 20 megabyte al secondo. Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'esercizio delle libertà di manifestazione in rete, ecco, è chiaro che come possiamo ricostruire molto, molto sinteticamente le caratteristiche dell'evoluzione di questa, nel senso del passaggio dalla visione ideale, quindi dell'agorà digitale, al nascere dei processi oligopolistici delle piattaforme. Quindi la fase iniziale è caratterizzata da un assetto di tipo orizzontale, e abbiamo trovato la quadratura del cerchio quando è nato, perché
gli utenti sono tutti in grado di inserire i propri contenuti e sono quindi autori e fruitori dell'informazione. Non c'è più il processo top down, come si suole dire, da uno verso molti, come è la caratteristica del mezzo di comunicazione, il mass medium, diciamo, tradizionale. Gli utenti sono allo stesso tempo, appunto, possono costruire, diffondere, ricercare e ricevere contenuti. E quindi, ecco, per questo si è parlato di agorà digitale. E questo ha avuto un suo ambito di virtuosa espansione, basti pensare, ecco, citiamo il caso delle primavere arabe riguardo ai processi di transizione democratica, purtroppo poi per altre ragioni falliti in alcuni casi, ma che hanno, grazie proprio alla possibilità di espansione e di andare oltre le famose frontiere di cui parla l'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti universali. E quindi, ecco, questa agorà digitale ha avuto modo di spiegare la sua, questa possibilità di acquisire informazioni, di scambiarle in modo totale. Gli Stati Uniti lo hanno sancito, la famosa sentenza del 97, peraltro riferita ai siti pornografici, però diciamo il discorso era quello, cioè nel senso che limitare, fare il ban totale a tutti i siti pornografici era eccessivo rispetto alla fine a questa finalità, diciamo, alla possibilità di espansione del mezzo. E qui ricordava appunto il semi individuo può diventare sia appunto scrittore che essere, quindi esplorare a sua volta. Quindi come ruolo di una, ecco, questa è la famosa espressione che caratterizza la logica che è alla base della filosofia americana, il marketplace of ideas, quindi non invasivo come la radio o la televisione e quindi non necessitante della complessa regolazione propria di quei media. E su questo piano, sempre in quest'ottica, nella rete, nella sua virtuosità, ecco per esempio la CEDU, la Corte CEDU ha riconosciuto appunto la capacità di consentire questa sua capacità, un massivo e agevole accesso alle notizie, alla diffusione di informazione, la tutela del giornalismo civico, del blog, di associazioni, cioè non c'è solo quello professionale in rete, c'è la possibilità, ecco, questa tutti possiamo essere giornalisti. Qui poi si innesta una problematica sulla quale purtroppo non possiamo soffermarci, vi accenno che comunque quella del concetto di giornalismo ai fini anche, per esempio, nel nostro ordinamento dell'applicazione del divieto di sequestro preventivo, cioè solo il giornalismo caratterizzato dalle online. Quale garantista deve avere per poter godere? Chiunque si autodichiari giornalista gode per i suoi prodotti del pensiero di questi della garanzia costituzionale, o solo chi ha? La Cassazione si è orientata nel 2015 su questa visione più ristretta. Però diciamo che c'è stato anche delle forme di continuità, anche sul piano del problema della responsabilità del direttore dell'articolo. Però è purtroppo è un tema molto complesso a cui accenno però come tema. Quindi anche tuttavia la Corte Edu, e qui segna lo spartiacque rispetto anche all'esperienza americana. L'America, diciamo da subito, si è fermata nell'approccio verso l'Italia alla visione del marketplace of ideas. Diciamo, è estremamente restia a imporre vincoli e limiti alle piattaforme. Come vedremo, c'è stato qualche tentativo con riferimento poi molto partigiano alla problematica che ha avuto Trump nell'uso dei suoi account. Allora lì c'è stato un giudice della Corte Suprema, come vedremo, che ha detto però bisognerebbe queste piattaforme un po' regolarle, stanno diventando troppo potenti. Però questo viene detto nel momento in cui colpisce un potente, diciamo, quindi non tanto per... Ecco. Quindi però, ecco, invece in Europa si è molto attenti alla problematica, quindi si è state molto attenti e da qui è nata questa. Quindi ecco, su questo piano il problema è nato quando appunto nel web 2.0, il 3.0 è poi quello dell'intelligenza artificiale, dei big data e quindi di tutti i processi che ne conseguono, e in cui appunto sono nate le grandi piattaforme che hanno cominciato, ecco, a fare da barriera a quel ruolo che prima avevano avuto i media tradizionali nell'accesso alle informazioni, offrendo degli spazi, soprattutto i social, oppure sia, ecco, diciamo, attraverso la ricerca dei dati in rete, no? Perché è una prateria sterminata quella dell'informazione. Nella loro origine
i motori di ricerca servivano a orientare e a muoversi perché era fisicamente impossibile, però grazie a questa capacità di selezione alla fine hanno deciso loro cosa selezionare e come selezionare, in un'ottica per il momento che è stata non di carattere politico, ma in un'ottica originariamente di natura commerciale, cioè per far sì che attraverso questa capacità di condizionare l'accesso ai dati si potesse sfruttare appunto con le varie forme di condizionamento come consumatore, soprattutto l'utente, la sua posizione. E quindi ecco, quindi non sono nella forma tradizionale, editoriale tradizionale, e quindi poi i social offrono questi spazi in cui viene collocati dei dati, delle informazioni, e qui nasce la problematica chiave di internet, che è quella appunto della capacità di condizionamento appunto da parte dei social dei contenuti di pensiero che si trovano al loro interno. Quindi ecco, questi processi che fanno sì attraverso tutte le varie tecniche che conosciamo, qui sono richiamate, ma le conosciamo abbastanza bene, le bolle, la polarizzazione delle opinioni, il fenomeno delle fake news, su cui ci soffermeremo, iniziate dal caso di Russiagate, l'utilizzo fraudolento di dati personali per profilazioni e nel caso soprattutto della propaganda elettorale, e il fatto anche alla fine si aggiunge al processo contrario, cioè gli scarsi immagini effettive per la partecipazione degli utenti alla vita della rete, ridotta a semplici like, quindi non c'è più un elemento fattivo di quella costruzione virtuosa e di reciproco scambio dei ruoli. E i trolls, il fenomeno dell'intimidazione verso gli utenti per condizionare le forme di censura da parte dei social. Qui riporto dei brani, su cui non mi soffermo, di un attento studioso del tema spagnolo, ma è un nostro caro amico e collega che spesso viene in Italia, Balaguer Callejón, che ha studiato molto a profondo, che il quale appunto evidenzia questi aspetti, soprattutto in questo passaggio in cui prima e dopo dice, ecco, guardate, prima ecco, i mezzi era tutto sotto controllo, quindi la corrispondenza, le conversazioni telefoniche non possono essere intercettate secondo l'autorizzazione giudiziaria, i mezzi di comunicazione sono plurali e devono dare un'informazione obiettiva, eccetera, la pubblicità è sottoposta a alcune regole ad essere offerte. Ora tutto questo sui social salta, cioè tutti questi schemi che faticosamente il costituzionalismo e tutta la normativa conseguente hanno conseguito, diciamo attraverso un processo lento ma alla fine in qualche modo viene fatto saltare proprio da questi aspetti, perché appunto adesso succede questo qui, la profilazione, ci fanno vedere quello che a noi piace, quindi le bolle, le camere, le echo chambers, quindi ecco, quindi questo è quello che succede. Comunque la parola d'ordine, come ha detto l'ONU nel 2012 e che è ribadita anche a livello dell'Unione Europea, è gli stessi diritti che la gente, il popolo ha offline, deve averli, devono essere protetti online. Questa è la parola d'ordine. Il problema è come realizzare questa situazione. Ecco, comunque, ecco, richiamo anche Luciano Floridi, un filosofo dell'etica del digitale, dice che l'essere umano attraverso questi processi diviene un human interface tra determinati soggetti e determinate utilità. Denaro, dati personali, consenso e voti. E questa è la situazione su cui bisogna parlare e che bisogna contrastare. Qui richiamo anche alcuni passaggi che ha fatto l'UNESCO proprio nell'individuare temi, soprattutto il ruolo della stampa, il problema della crisi della stampa. Ecco, quello già era nato con la televisione, la Corte Costituzionale aveva parlato negli anni 70-80 dell'inaridimento delle fonti della stampa ad opera della televisione. Adesso la posizione è drammatica, sia per la stampa che per la televisione. Tra l'altro con queste piattaforme, io ricordo anche una vicenda, quella di Google, la sottoposizione a Rocco, quindi la sua iscrizione nel registro degli operatori delle comunicazioni, dice no, io non c'entro niente, sono una semplice piattaforma che non gestisco contenuti, non sono editoriale, non devo sottostare. Quindi ecco, questo è il problema. Quindi quale limite alla libertà di espressione in rete? E perché qual è la posta in palio? Come equilibrare la massa di diffusione di pensiero con la presenza di contenuti che incidono sul diritto a un'informazione pluralista ed equilibrato, ledono altri diritti fondamentali? Perché da un lato appunto la rete ha questa sua virtuosità, questa di superare appunto le frontiere, come dice l'articolo 19,
Però nel frattempo tutto questo fa sì che entrino contenuti, diciamo, che sono dannosi. Quindi, come vedremo tra breve, qualche considerazione di sintesi sull'hate speech e la disinformazione. Quindi le due grandi, cioè, autoregolazione o controllo pubblico, perché il problema è appunto se affidarsi, come è stato fatto in origine, indurre le piattaforme ad adottare, o comunque esse stesse adottano, hanno adottato in via volontaria, delle regole interne di natura contrattuale che quali impongono agli utenti, o il potere pubblico deve intervenire secondo la logica tradizionale dei mass media, cioè a un certo punto imporre imperativamente un diritto pubblico della piattaforma. È chiaro che, ecco, difficoltà però di operare, perché ci sono, il fatto, siamo in una dimensione aterritoriale, quindi la sovranità statale, lo Stato, sappiamo, è popolo, territorio e sovranità per definizione, come ci insegnano i manuali, quindi però ecco qui l'elemento della territorialità viene meno, e quindi c'è il problema di come trovare. Però nel frattempo, appunto, a seconda se si spinga in un senso o nell'altro, c'è il problema della censura pubblica, se si spinge l'elemento pubblico. Quella privata, se dai troppo spazio alla capacità di autoregolazione delle piattaforme, le quali diventano i giudici e fanno i bilanciamenti anche tra i principi costituzionali e i contenuti di pensiero. Quindi, ora, il tema specifico dei social, ecco, riguardo questa proprio problematica, ecco, qui c'è una definizione di social che ho messo, che deriva in questo caso da una cosa dell'Agcom. Ecco, qual è stata l'evoluzione della posizione dei social? Quella che originariamente nella normativa sia anglosassone, americana, sia quella europea, c'è una differenza, ma fondamentalmente il concetto è quello di considerare gli operatori di rete come degli intermediari, quindi come tali non soggetti a obblighi riguardanti i contenuti che essi trasmettono, che essi, diciamo così, ospitano oppure trasmettono, per esempio, mediante il motore di ricerca. E sotto questo profilo, quindi, il famoso hosting, diciamo, la differenza tra mere conduit, come la normativa, il caching, cioè una memorizzazione temporanea, e la memorizzazione invece effettuata di carattere permanente, il servizio hosting. Quindi, chiaramente, il problema, ecco, negli Stati Uniti c'è l'articolo 230 del Communication Decency Act, che dice che appunto i provider non possono essere contenuti come, non possono essere considerati come, diciamo, connessi con obblighi di sorveglianza nei confronti dei contenuti che essi ospitano. E questo significa anche che se loro per caso, in via della famosa clausola del buon samaritano, si chiama questa, se loro comunque volontariamente, in buona fede, operano comunque un controllo in via del tutto volontario, non rispondono assolutamente in ordine agli esiti di questo controllo. Quindi, nel senso che quindi è esclusa qualsiasi loro responsabilità in relazione a questo controllo volontariamente acquisito. Quindi l'evoluzione in Europa è stata nel concetto di hosting attivo, e di conseguenza si è cominciato a attuare il notice takedown sistema, cioè il sistema, nel senso che per quanto riguarda le piattaforme nell'ambito dell'Europa, quindi la direttiva 2000/31, praticamente queste piattaforme di hosting in pratica non hanno un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti, però nel momento in cui acquisiscono conoscenza per una notifica fatta da un interessato o comunque in modo oggettivo, cioè nel senso che ci sono delle situazioni che fanno emergere palesemente il contenuto illegale di un determinato, informazione, sono obbligate a intervenire. E quindi questo è il sistema di responsabilità che è stato attuato. Quindi il dato fondamentale è che non hanno un obbligo generale di sorveglianza sui propri contenuti, solo se il problema emerge, allora in quel caso sono tenuti ad intervenire. Su questo piano, in dottrina, è stata fatta questa classificazione riguardo appunto questa tipologia di intervento sui contenuti, detta anche moderazione dei contenuti da parte dei social. Cioè si distingue tra una censura, chiamandola censura questa moderazione, censura de facto, quella che viene fatta di propria autonoma iniziativa dalle piattaforme,
da quella de iure, che distinguiamo in funzionale, perché, ripeto, in questo caso è un'autorità pubblica che dispone un ordine di rimozione di un contenuto, la piattaforma deve seguire quell'ordine. Allora, in questo caso, la piattaforma è solo uno strumento rispetto al pubblico. Quella sostanziale è una forma di previsione di un intervento in un quadro normativo più generale, nell'ambito della quale la piattaforma, tuttavia, ha anche il potere di valutazione, non lo fa un'autorità pubblica, del contenuto del pensiero. E di conseguenza, in questo caso, questa censura, pur legittimata sul piano del diritto, vede un potere di condizionamento e di valutazione della piattaforma abbastanza forte. Quindi per questo si chiama censura de iure sostanziale. Ora, la censura de facto, quindi quella, è quella che dà i maggiori problemi, cioè quella che in pratica rappresenta... Adesso quando posso... Altri 10 minuti. Allora vado un po' più veloce, sì. Quindi la censura de facto, praticamente, è quella che presenta maggiori problemi, perché è quella che fanno volontariamente le piattaforme e che in pratica... Il problema è in che misura è ammissibile questo potere. Quindi può essere condizionato, può essere limitato, e in che misura esso... Perché da un lato la piattaforma, diciamo così, si cautela anche rispetto appunto a problematiche di responsabilità, ma dall'altra diciamo che ecco, c'è il rischio di attribuire dei poteri, appunto come dicevamo prima, di valutazione, di ergere a giudici dei soggetti privati, delle imprese che operano secondo logiche di puro calcolo economico. Quindi, ecco, su questo piano, ecco, è una posizione di potere privato, perché è un potere, questo l'ha teorizzato anche a suo tempo Alpa, tutti questi teorici, quello del concetto di potere privato. Quindi, formalmente siamo su un piano orizzontale del diritto civile, ma c'è un soggetto che ha un potere di fatto che gli consente, come se fosse una posizione sovraordinata, e quindi in grado di incidere unilateralmente sulla posizione dei soggetti collocati appunto solo formalmente su un piano orizzontale. Quindi il problema è quello degli effetti pregiudizievoli di questo potere di fatto, di questo potere privato, soprattutto nella fase del processo democratico. Ecco, qui è sintetizzato l'approccio rispetto al potere di censorio di fatto, quello statunitense market driven, libera iniziativa economica del soggetto, quindi impossibilità di autoregolare, di incidere su questo potere di condizionamento della piattaforma, l'opposto approccio cinese tipo autoritario, lo Stato interviene e dice assolutamente condiziona il contenuto delle piattaforme attraverso forme incisive, ovviamente territorialmente delimitate, e l'approccio europeo, che è quello che abbiamo accennato, in cui c'è l'attenzione per i diritti degli utenti. Ora, qui ci sono realizzati alcuni casi, rinvio per questi casi al materiale che ho inviato, per esempio la censura sulle opere d'arte, che io ho seminato un articolo che ho messo, quello è il problema della nudità, che l'algoritmo impedisce, quindi in post fatti, per esempio l'immagine, l'origine del mondo, la famosa immagine forte, però insomma artisticamente qualificata, l'algoritmo automaticamente la espelle. C'è stato anche chi è stato bannato, diciamo, nel suo account, ci sono state anche delle controversie, anche in Francia, diciamo, c'è stata anche una situazione... quindi ecco, in questi casi poi è stata la stessa Facebook a fare marcia indietro. In Francia invece è accaduto che si è praticamente alla fine c'è stato più una, si è riuscito a evitare, il giudice ha evitato di entrare nel merito della questione, perché in realtà l'utente poi aveva cambiato account, quindi non c'era più il pregiudizio su quell'account, però aveva detto una cosa importante, che in questi casi non vale la clausola di il foro esclusivo degli Stati Uniti per Facebook, quindi era possibile giudicare di queste questioni in Europa. E in Italia, gli Stati Uniti, appunto accennavo al discorso degli account di appunto, come avevo detto prima, di Trump, il quale è stato giudicato in quanto soggetto istituzionale, non poteva
a sua volta escludere i post fatti da soggetti, perché è proprio perché titolare una carica pubblica non poteva discriminare, quindi il suo account diventava un foro pubblico, cosa che invece non è stata considerata in altre situazioni in cui, per esempio, ecco, YouTube non è stato considerato foro pubblico rispetto ai contenuti che erano stati postati dall'università, e invece appunto è stata esclusa. Quindi la tendenza è, al di là di queste eccezioni per queste figure istituzionali, è quella di escludere la possibilità di configurare come fori pubblici o come carrier, per esempio, è stato equiparati appunto a quelli che fanno il trasporto pubblico di persone, e dice la piattaforma è come questa, è stata qualcuno ha prospettato, è stata rifiutata questa logica. Accendo rapidissimamente a un'idea che era venuta anche a un giornale studioso olandese, che poi è ripresa anche nell'ambito dell'ONU, cioè nel senso che il carattere aterritoriale dovrebbe portare del fenomeno a una sottoposizione alle convenzioni sui diritti umani delle piattaforme. Cioè, se non può operare il diritto in modo, lo fa in modo diseguale, in modo poco efficace, il diritto nazionale o al più sovranazionale come nel caso dell'Unione Europea, allora le piattaforme dovrebbero essere sottoposte alle convenzioni sui diritti umani. Specificamente, lo stesso ONU l'ha detto in questa opinione, nel cosiddetti Guiding Principles on Business Human Rights, che è rivolta alle imprese, che è uno strumento di soft law, però si ritiene di forte autorevolezza. Quindi potrebbe essere questa la strada da aprire, cioè la sottoposizione delle piattaforme a queste convenzioni sui diritti umani. Ecco, questa riportiamo. Ecco, qui riporto alcune dichiarazioni anche a livello europeo rilevanti sull'argomento. Ecco, quindi il modello europeo, ecco qui sinteticamente, poi rinvio anche qui ai contributi che ho allegato, c'è stata questa raffica di interventi per cercare di andare oltre l'autoregolazione rispetto al modello americano, ed è rappresentato dal Digital Services Act del 2022, l'European Media Freedom Act del 2023 e l'Artificial Intelligence Act, che ancora non è entrato in vigore, diciamo che è ancora in fase di approvazione, e il Digital Markets Act, che affronta l'altro tema delle piattaforme, quello delle normative antitrust, perché loro, non dimentichiamo, c'è questa posizione dominante nei mercati, che pure, anche questa per la sua dimensione mondiale, perché poi stanno negli Stati Uniti, quindi c'è questo il problema, tanti altri prendono le batoste o le sanzioni della Commissione Europea, però diciamo quello è... Ecco, quindi questi... Ecco, qui sintetizzo il contenuto di quest'ultimo regolamento, che ha cercato di qualificare e passare dall'autoregolazione alla coregolazione, cioè il processo è sempre lo stesso, indurre la piattaforma a darsi regole, ma in un quadro di principi e di criteri fissati in modo autoritativo. Quindi in modo tale che questa non è più totale autoregolazione, ma è appunto coregolazione. Quindi lasciare autonomia alla piattaforma, ma in un quadro. E poi questa normativa è molto importante, l'ho inserita nel materiale, questo testo è molto grosso, nel senso che contiene una normativa specifica proprio per le grandi piattaforme, quelle che hanno più di 45 milioni di utenti nell'ambito dell'Unione Europea, quindi rientrano in questo ambito. Queste sono le cose. Poi la disinformazione e l'hate speech in rete, ecco qui do alcune distinzioni che per ragioni di tempo non possiamo sommare, ma sono ben note: disinformazione, misinformazione e mala informazione, come diciamo distinzioni. Ecco, perché la disinformazione in sé è è l'uso che si fa, diciamo, questa le finalità che sono addotte per queste informazioni, perché l'idea nordamericana è quella fondamentalmente della capacità di autoregolazione del marketplace of ideas per espungere. Invece l'idea europea è quella di intervenire più incisivamente su questi aspetti. Quindi per la
indico alcune normative nazionali che hanno cercato di intervenire direttamente con la legge tedesca sulla disinformazione e quella francese, o meglio anche sulle speech, quella francese nel periodo elettorale, che però ovviamente hanno i limiti derivanti anche dal fatto di un'applicazione puntuale a livello giudiziale, quindi non di carattere generale. Quindi ecco appunto questa distinzione tra la visione del modello liberale del Market of Ideas e il modello dell'Unione Europea, che quindi è passata dal codice per la repressione della disinformazione del 2018, quindi il primo periodo puramente autoregolativo, a questo ultimo codice del 2022 che, intrecciandosi assieme al Digital Service Act, crea un quadro in cui appunto l'azione di autoregolazione, di corregolazione, quindi è più incisiva, diciamo, rispetto al passato. E lo stesso avviene quindi per l'hate speech, che è invece il discorso d'odio, che è oggetto di specifiche normative all'interno del nostro ordinamento, a diverse forme, che ci insegna anche rispetto a tutte, soprattutto sul piano penale, diciamo, quindi quello cioè, va abbastanza profondo, diciamo, quello. Ecco, quindi anche questo è un ambito in cui c'è stato il Code of Conduct for Countering Illegal Hate Speech del 2016, che rappresenta il codice su cui si basa l'autoregolazione e la corregolazione delle piattaforme. E ho messo anche questo caso, Sanchez contro Francia, in cui per esempio c'è una responsabilità per mancata rimozione di commenti d'odio a carico di intermediari non professionali, ma in questo caso perché era un uomo politico, è stato responsabilizzata questa persona, non aveva rimosso dei post che erano stati fatti a un suo blog, perché appunto c'è una particolare attenzione a questi livelli per i discorsi d'odio. Quindi quindi diciamo è giustificata questa, che diciamo abbastanza forte, diciamo, sotto questo profilo. Ecco, poi un accenno al Media Freedom Act del 2003, perché a livello di Unione Europea i mezzi di comunicazione tradizionali, che adesso sono passati anche sul digitale come la televisione, che tende sempre di più appunto a questo approccio, hanno praticamente mancava una disciplina comune. Questa è una disciplina di armonizzazione, introduce dei principi generali a cui devono adeguarsi i singoli stati, quindi fa un quadro generale mediante un regolamento comunque, quindi non è una direttiva, col quale appunto si proteggono i media tradizionali rispetto alla, che è una cosa importante, perché proprio rispetto all'influenza della rete e più in generale alla posizione dei giornalisti. È stato evocato per esempio in questi giorni il Media Freedom Act in occasione anche delle vicende che hanno riguardato appunto alcune posizioni espresse dal servizio pubblico rispetto quindi al condizionamento soprattutto dei soggetti pubblici. E questa legge è molto attenta, ecco, sul piano della garanzia dell'indipendenza, dando direttive e indicazioni anche sulla disciplina delle modalità della governance. Quindi in effetti sarebbe il presupposto per una profonda riforma dell'attuale normativa, che ha disconosciuto sostanzialmente le indicazioni della Corte Costituzionale degli anni 70, che aveva detto che, e sulla base della quale era stato costruito il modello appunto basato su una derivazione parlamentare funzionalmente degli organi di amministrazione di governance della RAI, e che invece poi gradualmente ha fatto ritornare quella governance nell'alveo della influenza della maggioranza di governo. Quindi ecco, questo Media Freedom Act ci dà indicazione anche sui media tradizionali, ecco, quindi attraverso queste indicazioni. E molto importante è questo articolo 18, molto controverso, che si chiama Media Privilege, cioè in base al quale quando su una piattaforma compaiono contenuti provenienti da appunto media veri e propri qualificati come tali, allora c'è un meccanismo che impedisce l'immediata rimozione, che invece sarebbe possibile in base alla stessa normativa del Digital Act, quella del Notice and Takedown,
ma sono stabiliti dei termini, ecco, che ecco, mira a impedire alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di limitare o rimuovere in modo arbitrario contenuti mediatici indipendenti, cioè tutela i media, quelli professionali, quelli, o meglio, quelli che hanno, danno garanzie di indipendenza, quelli che vanno identificati, e poi c'è tutto questo. Quindi è molto importante questa norma, l'articolo 18 del Media Freedom Act. Un ultimo accenno per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nel senso che il regolamento europeo prevede un modello di regolazione dell'intelligenza artificiale basata sul sistema risk-based, cioè praticamente ci sono vari modelli, alcuni sono vietati, per esempio il riconoscimento facciale, eccetera, che è usato in modo sistematico, e nel campo dell'informazione è quello di livello basso, di rischio, nel quale esiste solo l'obbligo di segnalare la natura come proveniente dall'intelligenza artificiale del dato informativo. Quindi sono queste. O rispetto a questo, qualcuno in dottrina ha criticato il nostro attuale decreto, disegno di legge governativo sull'intelligenza artificiale, che invece appunto consente, con onere di segnalazione, la possibilità di inserire nei mezzi di comunicazione, nei media tradizionali, con solo onere di segnalazione, i contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale. Un'impostazione più rigorosa e conforme al modello europeo invece dovrebbe imporre di usare nei media, quelli indipendenti e quelli professionali, solo appunto o contenuti di natura umana o comunque contenuti di intelligenza artificiale sotto il controllo editoriale di una persona umana, perché la possibilità di inserire anche nei media professionali contenuti di pura intelligenza artificiale con la sola indicazione non è opportuno nel momento in cui si vuole conservare questa specificità del tipo di media. Chiudo con questa una riflessione che avevo già fatto da tempo, ma che ripropongo, nel senso che se nel sistema radiotelevisivo le problematiche del monopolio, oligopolio, il ruolo del servizio pubblico ha avuto una importante funzione di contrappeso proprio nei confronti dell'oligopolio e di conseguenza è una forma di appunto bilanciamento, quindi in senso integrativo, in senso proprio quella capacità che ha fare col servizio pubblico una forma di riequilibrio del pluralismo informativo, quindi lasciare sempre iniziativa privata, ma diciamo facendo quell'attività di supporto integrativa dove è la logica del servizio universale, del servizio di interesse generale, cioè fare quelle cose che non è appunto economicamente conveniente fare in una logica privata. Ecco, questo dovrebbe essere riproposto anche nella rete, ma non come servizio multimediale, come si dice adesso, in cui praticamente tu trasponi sulla rete delle logiche create nel media tradizionale, ma al contrario costruire un servizio pubblico a misura della rete, cioè svolgere una funzione, ecco, contro la disinformazione, contro l'hate speech, eccetera, affidate a soggetti pubblici che come tali appunto abbiano come propria mission specifica proprio quella di riequilibrare questa deriva appunto da questa strutturazione che è andata evolvendosi nell'ambito della informazione in rete. Quindi è attraverso processi di alfabetizzazione mediatica, di educazione digitale, riuscire appunto a educare il pubblico, tra virgolette, proprio a percepire il ruolo e l'importanza di questo servizio pubblico, quindi ovviamente dotato di tutte le caratteristiche pensate per la rete, col linguaggio della rete. Quindi, ripeto, non una trasposizione dei contenuti del media analogico sulla rete, ma un servizio pubblico sulla rete fatto proprio per e pensato col linguaggio della rete. Io mi fermo qui e rinvio a tutto voi.
Grazie professore, è stato un intervento veramente esaustivo sotto ogni punto di vista. Complimenti veramente, perché chi usufruirà poi di tutto il materiale ed potrà sicuramente usufruirlo sulla piattaforma di Radio Radicale. Quindi abbiamo un patrimonio che adesso si cristallizzerà ed è poi fruibile da parte di tutti i partecipi del nostro corso. Abbiamo parlato di media, la carta stampata e il decremento dell'utilizzo della carta stampata in favore della televisione, ma in mezzo alla carta stampata c'era poi la radio. La radio che è stata il protagonista forse la prima smaterializzazione della comunicazione di massa, perché la capacità di trasmettere a distanza l'informazione e il confronto ovviamente delle idee è stata la prima grande rivoluzione. E quindi in occasione proprio in ragione della radio, qui abbiamo uno dei giornalisti Radio Radicale, storici insomma, che hanno fatto tanto per ricordare e anche per, diciamo, in qualche maniera mantenere fermo l'importanza della radio come strumento di comunicazione, perché dobbiamo anche immaginare che questi strumenti molto efficienti, molto tecnologicamente avanzati, sono anche molto, ma molto deboli rispetto a quelli che possono essere gli attacchi all'informazione e alla libertà di pensiero. Oggi una rete internet forse è la cosa più semplice da abbattere e da buttare giù, come si dice in gergo tecnico, per coloro che fanno ovviamente informazione ed soprattutto sicurezza. La radio invece no, cioè negli obiettivi sensibili che si facevano negli anni 70 dei tentativi colpisti, la prima cosa era la sede della radio, perché dovevano andare, l'antenna doveva essere, e colpo perché c'era andare a Zazza Rubra, se non mi ricordo, sì, comunque dove c'era la via Teolada. Era l'occupazione appunto della radio Rai. Quindi la radio diventa quindi uno strumento di libertà, uno strumento con una certa sicurezza. Poi la Radio Radicale è ancora più libera, più efficiente, più sicura, che può anche nel suo patrimonio digitale, perché possiamo dire che la piattaforma online di Radio Radicale è diventato un archivio straordinario di informazione. E poi è autentico servizio pubblico. Quella era una delle grandi battaglie di Radio Radicale, il servizio pubblico vero. Quello che è senza censure, fu il primo che dava quello spazio Radio Radicale al cittadino di dire tutto quello che voleva. Io ricordo ancora una serie di incontri. Quindi do la parola a Radio Radicale, diciamo, ed su questo segmento che ci conforterà insomma sul futuro, spero, digitale, dei diritti umani e della tutela che ancora si può fare dell'informazione. Grazie molte all'avvocato Fabio Federico. Io sono uno dei giornalisti di Radio Radicale, saluto da qui, diciamo, la direttrice di Radio Radicale, Giovanna Reanda, che vi manda i suoi saluti. Io sono stato delegato, diciamo, da questo punto di vista a rappresentare quello che Radio Radicale può dire, diciamo, quello che noi possiamo testimoniare, perché questa lezione del professore è stata davvero molto molto importante, ricchissima di dati. E prima stavo chiedendo al professor Borrello se possiamo averli. Assolutamente, sono fatto apposta. È davvero davvero importante anche lo sguardo davvero ampio a 360 gradi che ci ha donato, e quindi per noi molto utile. Partirei da quello che diceva in maniera molto precisa Fabio poco fa, e che chiudeva un po' l'intervento del professor Borrello qualche istante fa. Radio Radicale è oggi un soggetto che esercita il servizio pubblico con un contratto
le cui, diciamo, vicende molti ricordano, e ci sono delle difficoltà sempre ricorrenti, e sarebbe importante, diciamo, chiudere questa stagione dicendo che ormai sono più di 30 anni che Radio Radicale è un servizio pubblico, lo rappresenta senza che nessuno se ne sia mai lamentato, cioè con tutte le sue caratteristiche. Una delle caratteristiche del modo di esprimere, di esercitare questo servizio pubblico per Radio Radicale è stato quello di registrare e far ascoltare, quando non esisteva internet, in FM, i congressi, i convegni, le conferenze stampa di tutti i partiti, senza una scelta editoriale di selezione su quella copertura, ma l'idea, la scelta editoriale di Pannella di inventare la Radio Radicale servizio pubblico da questo punto di vista era basata proprio su questa idea del conoscere per deliberare, cioè si dava e oggi si continua a dare al cittadino tutto il panorama politico per consentire al cittadino di scegliere liberamente tra queste proposte, tra queste prospettive. La stagione di internet per noi è stata una grande scommessa, una grande sfida. Io stesso per tanti anni ho preferito lavorare su internet perché, specialmente in quella stagione definita un po' l'età dell'oro, non ricordo quali sono state le parole del professore, ma erano molto efficaci. C'è stata una stagione nella quale noi abbiamo incontrato uno degli esponenti di Google in Italia, che ci accolse con simpatia, anche prendendoci un po' in giro, perché noi eravamo prima del 2011 sempre nelle prime pagine di ricerca. Se tu mettevi qualsiasi nome di politico noto importante, Radio Radicale usciva nella prima pagina, se no spesso eravamo al primo posto. Loro ci dicevano: voi siete uno stranissimo caso perché avete una montagna di contenuti e non ci fate niente dal punto di vista commerciale, ci disse. Il vero problema che noi abbiamo, stiamo parlando appunto di quella fase di internet, è l'opposto, cioè tanti soggetti come per esempio poi le piattaforme dopo dei social non hanno contenuti, però hanno grandi idee per come svilupparli commercialmente. Noi non abbiamo un'idea contraria naturalmente allo sfruttamento economico della rete, che sembra, diciamo, forse uno dei pochi campi floridi di questa stagione. Certamente c'è un tema che il professore ha toccato solo in qualche modo, in modo tangenziale, come dire, che noi sperimentiamo quotidianamente sulla rete. Noi combattiamo, diciamo, per l'affidabilità delle notizie con alcuni youtuber, per fare un esempio, youtuber che riescono a guadagnare tanti soldi diffondendo sempre di più false notizie, fake news. Un esempio sono i terrapiattisti, i complottisti, quelli che diffondono idee, diciamo, complottistiche sulla storia, sull'Ucraina, ma anche sullo scenario medio orientale successivo all'aggressione del 7 ottobre. L'elemento commerciale lì è un problema concretamente, ma non, diciamo, da doverlo togliere di mezzo. Cioè, più questi youtuber caricano contenuti che vengono visti dalle loro bolle, più ricevono i Google Ads e quindi sono portati loro stessi a continuare a raccontare balle, perché questo li fa guadagnare. Cioè, ci sono alcuni di questi personaggi che fanno questa cosa ormai per un mestiere, diciamo, da dover fare così, se magari non ci chiedono più nemmeno loro alle fake news che raccontano. Però questo è un grave problema. Noi come Radio Radicale abbiamo maturato sul campo, anche sui social, anche su YouTube, il nostro brand, che oggi è un segno di garanzia per i nostri utenti. Cioè, i nostri utenti sanno che ma non solo i nostri utenti, gli italiani sanno che quando leggono il logo di Radio Radicale, quella roba lì non è roba contraffatta, ma è una informazione che viene trattata con l'idea di Radio Radicale. Quindi c'è la garanzia, per esempio, di avere una conferenza stampa della Presidente del Consiglio
piuttosto che della leader del Partito Democratico, integrale. E questo ce lo continuano a riconoscere. Questo può essere un esempio per come la proposta del professore può trovare gambe, cioè è giusto che ci siano delle normative, io pure penso che il quadro normativo sia necessario, non si può lasciare tutto al meccanismo del mercato, diciamo, delle idee. Però è anche vero che è importante che i soggetti che costruiscono l'informazione professionale abbiano la capacità di mantenere questa loro autorevolezza, cioè che la stessa autorevolezza sia una garanzia per l'utente, perché riconosce in quel marchio la informazione professionale. Oggi l'informazione professionale dovrebbe essere una tutela per il fruitore. La soluzione non è quella di X o l'ex Twitter, per cui io ho una garanzia se vedo la spunta azzurra perché ho pagato, non dovrebbe essere solo quello. Certamente la legislazione italiana e il Partito Radicale negli anni 70 aveva proposto l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, e quello ormai è un ferro vecchio del passato, una cosa antica, che però ripropone una questione, cioè come faccio io utente a distinguere queste informazioni. Io naturalmente la risposta non ce l'ho, però ecco, cioè il percorso mi pare che sia sui binari che poi in qualche modo troveranno la loro sistemazione. Noi comunque in questo quadro abbiamo garantito una risorsa anche sul mondo attuale della rete, anche in quella dei social, dove i numeri naturalmente non ci premiano, perché dai social, se tu metti un link a una cosa integrale, a una registrazione integrale di 6 ore, tu non avrai tante persone che ci vengono, perché i tempi esatto, però ci sono le persone che vengono, che sono attratti, e noi abbiamo anche questo sistema che pochi conoscono sul sito di Radio Radicale, quindi quel mondo, diciamo, che ti chiama alla internet pioneristica, di trascrizione automatica che consente la ricerca puntuale in questi documenti lunghissimi. Per esempio, se io cerco dove Schlein ha parlato di Giorgia Meloni in un comizio di 2 ore, io, se nella ricerca testuale cerco Meloni, il software mi porta sul punto dove c'è questa parola e io posso sentirmi solo quel pezzettino, e questo già è, diciamo, un modo per andare in qualche modo incontro alle esigenze, diciamo, di attenzione da pesce rosso, a cui purtroppo siamo un po' condannati. Io non saprei che altro dire, se non appunto ringraziarvi per la puntualità di questo lavoro, di questa relazione del professore, per anche, diciamo, il quadro che vi è stato presentato da Limongelli e da Federico. Mi fermo qui. Grazie Michele del tuo intervento, che ci ha dato una panoramica completa, in sostanza, di quello che è un po' anche la storia dell'evoluzione che Radio Radicale ha fatto in questi anni, e del patrimonio soprattutto che Radio Radicale ha, che questo è un patrimonio nazionale, un bene all'umanità, un diritto col quale consente proprio Radio Radicale a tutti i cittadini di avere un'informazione completa, di avere la conoscenza di tutto quello che accade di pubblico, di rilevante nel nostro paese. E questo è il modo principale per tutelare i diritti fondamentali, i diritti di informazione. Perché grazie, insomma, anche a queste immagini che abbiamo alle spalle, l'informazione deve essere un'informazione veritiera, deve dire la verità, e se ci sono opportunità, luoghi, strumenti come è Radio Radicale di dire la verità, di essere trasparenti, possiamo anche impedire che tante ingiustizie avvengano come quella che ha riguardato il caso Tortora. Cedo la parola a Umberto che chiude il penultimo dei nostri incontri. Aggiungo soltanto questo: è stata una grande, lunga maratona, possiamo dire, perché abbiamo inaugurato questa scuola di alta formazione
sui, quest'anno sui diritti umani, intitolata Mauro Mellini. La vogliamo continuare perché abbiamo avuto poi un riscontro positivo della documentazione che stiamo facendo anche su Radio Radicale. Molti dei nostri diciamo allievi, possiamo chiamarli così, che non possono partecipare e vogliono recuperare la documentazione che i relatori hanno messo a disposizione. Quindi continueremo il prossimo anno con una nuova, diciamo, proposta ai partecipanti. Quindi siamo al penultimo, il penultimo saluto, poi settimana prossima chiuderemo la scuola. Prego Umberto. Sì, è stato anche oggi molto interessante. Mi permetto solo di dire che è stata citata la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha visto l'Italia condannata. Sul punto i media hanno taciuto in maniera inesorabile. E c'è di più. Quella sentenza di condanna, che è molto ben argomentata, non ha fatto smuovere di un millimetro, anzi di un centesimo di secondo, quelli che sono i dati di concessione al Partito Radicale, alla lista Marco Pannella, di poter esprimere il loro pensiero. Io questa è una cosa che vado denunciando in ogni sede, e quale sede migliore e più prestigiosa della Fondazione Marco Pannella e della scuola di alta specializzazione, perché qui c'è una lesione dei diritti fondamentali dell'uomo, perché è una lesione del diritto alla conoscenza. Cioè tutto quello che partorisce il Partito Radicale o la lista Marco Pannella viene coperto dal silenzio più assoluto, mentre siamo in un paese che vive con colleghi di Michele che recepiscono veline in anteprima rispetto agli indagati. Siamo in un paese dove le procure della Repubblica amano fare conferenze stampa mentre l'indagato, magari già arrestato, ancora non sa perché è indagato ed arrestato. Un paese dove una procura della Repubblica ultimamente, per risolvere il problema della cosiddetta legge Bavaglio, ha emesso un comunicato stampa con il quale ha giustificato, tra virgolette, il proprio operato, dando in pasto ai giornalisti, senza il filtro dell'avvocato difensore degli indagati, che dovrebbe rimanere l'ultimo baluardo di civiltà a difesa e a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, dando in pasto ai giornalisti notizie alla spicciolata in un disegno che tende a portare sulle prime pagine i procuratori della Repubblica e a scapito dell'Enzo Tortora di turno, perché non dimentichiamo che fin quando vige l'articolo 27 della Costituzione ogni essere umano è innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Questo è un principio che è un caposaldo della nostra Carta Costituzionale, ma che viene spesso dimenticato, e i media sono complici, come furono
complici nella stagione di Tangentopoli del 1992 e seguenti, perché fa comodo a tutti, è un sistema. Questo sistema noi lo aborriamo nella maniera più assoluta e certamente faremo in maniera tale che quella sentenza di condanna non resti lettera morta, perché lo Stato italiano condannato sta perseguendo nella stessa identica posizione che ha portato alla sua condanna. Questo verrà denunciato alla CEDU nelle forme e nei tempi necessari per ristabilire quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo che noi tuteliamo. Grazie. Grazie e all'ultimo incontro il 31 maggio.